ragazzi, come va? Spero tutto bene. Io sono Kino e oggi vedremo insieme la roadmap di Salva il Mondo. È già il secondo episodio che porto riguardante questa serie. La prima volta però non ho chiesto la vostra opinione, non ho chiesto nulla di tutto ciò riguardo. L'ho semplicemente fatto visto che è stato apprezzato e visto che ogni season la Epic dedica questo post appunto per spiegarci come si evolverà Salva il Mondo in questa season e anche nella prossima. In questo post purtroppo nella prossima non ci dicono tanto, anzi non ci dicono praticamente nulla. Però andremo a vedere i punti principali che si otterranno in questa season. Voi non dovrete fare altro che lasciare un bel like a questo video, supportarmi gratuitamente come creatore se vi fa piacere, il nickname che vedete in alto Kino TV. E detto questo, passiamo subito ai discorsi concreti. Il post si suddivide in tre date, quindi saranno le prossime tre date a distanza di una settimana l'uno dall'altro. Infatti abbiamo il 19 marzo, la versione 8.11, e ci daranno Battlehound Jonesy, ritornerà nello shop. E questo soldato ve lo faccio subito vedere qual è. Battlehound Jonesy, eccolo qua, rimetteranno questo qua direttamente giovedì, quindi il 19 marzo abbiamo detto appunto. E ha come vantaggio, aumenta di 1 le cariche massime della granata frammentazione. Perciò se utilizzate il maestro mitico, il maestro di granate mitico o qualsiasi altro soldato e avete le granate energizzate piuttosto che tante perk sulle granate, utilissimo, secondo me, utilissimo. E aggiungono anche, il 19 marzo sempre, una nuova lancia, totalmente nuova, quindi nessuno di noi avrà mai visto. E avrà anche un'animazione stabby stabby, dicono. Che cos'è? Ve lo spiego io. Stabby stabby sta a significare in inglese tipo il movimento come si può dire? Dell'infilzamento. Come se io con questa lancia potessi infilzare gli abietti, no? Sarà tutto da vedere. Secondo me sarà figo, sarà molto molto figo. Il 26 marzo invece avremo le nuove questline dell'evento dei pirati. Saranno cose totalmente nuove. Abbiamo già avuto qualche spoiler? Sì, regia. Grazie regia di questa immagine. E avremo i pirati, i lama pirati, quindi conterranno tutte armi di quell'evento e costeranno 500 biglietti primavera. Avremo anche un ninja leggendario basato sull'afflizione, perciò che causerà tormento, quello mi viene da dedurre. E l'unica cosa che non so, raga, non vi so dire, perché anche ho cercato nei commenti, purtroppo Magist, che è l'admin, non l'ha specificato. Non so se i ticket che stiamo guadagnando ora, quelli che avevamo, saranno nuovamente, cioè potremo utilizzare sempre gli stessi. Secondo me no, però per evitare, io vi consiglio, aspettate, ritornate sotto questo video magari tra 2-3 giorni. Io appena ho notizie, vi giuro che metto il commento in evidenza, così almeno voi ve ne tornate sul video, guardate se c'è il commento in alto e saprete come agire. Purtroppo raga, se potessi ve l'avrei detto ora, vi chiedo di scusarmi. E in più, nella versione 8.20, avremo, quindi il 2 aprile, avremo un nuovo lanciarazzi. Non so, ne abbiamo tantissimi, raga, speriamo che sia qualcosa di particolare. Soprattutto, sapete cosa ci sarebbe? Un lanciarazzi ad acqua. Sarebbe figo. Nella versione 8.30, quindi non specificano la data ancora, perché magari se andiamo troppo più in là ci potrebbero essere imprevisti, cose del genere. Dicono che aggiungeranno come missione, proprio missione fissa, elimina e colleziona. Quella missione che hanno aggiunto poco tempo fa per farcela provare, dove non c'è un vero e proprio obiettivo, ma tu entri in missione e ammazzi tutti gli zombie che ti si presentano davanti. A me piaceva, sinceramente, era molto molto carina rispetto alle solite missioni, no? Tu entri senza pensieri, ti provi le armi, provi gli eroi, era anche ottimo per provare gli equipaggiamenti di eroe. Poi aggiungono anche che faranno degli ulteriori miglioramenti per la modalità di istruzione dello scudo antitempesta. Non ci dicono cosa, però questo nella versione 8.20, quindi torniamo sempre un passo indietro. Infine raga, leggo moltissimi di voi che giocate da Xbox e avete purtroppo dei problemi ultimamente solo con Salva il Mondo, perché non voglio creare una guerra tra console, anzi cerchiamo di essere tutti uniti perché è la cosa migliore secondo me. Però dicono che stanno indagando sui problemi che ci sono su Xbox, dicono che stanno vedendo anche il problema del ping, il problema del cinch e tante altre cose, specialmente durante il combattimento, perché vedo che molti non sono sincronizzati, nel senso che vedo video di gente che tipo ammazza gli zombie restano vivi e dopo tipo un tot di secondi si ritrovano morti a caso. Insomma è un po' buggato Salva il Mondo per quanto riguarda solo un tipo di Xbox, non quella nuova a quanto ho capito. Io purtroppo non ce l'ho, quindi non posso essere nel merito, però se a voi fa piacere vi lascio in descrizione il link dell'articolo di Reddit da cui io sto prendendo tutte queste informazioni.
E niente, raga, questo era il mio video di oggi. Io spero che vi abbia fatto piacere. Vi ricordo di lasciarmi solo un like, un commentino, giusto per farmi capire se la prossima volta che faranno queste notizie io ve le possa portare. Fatemelo sapere voi, perché io da solo non so decidere, ho bisogno assolutamente del vostro aiuto. Io vi chiedo scusa se questo video purtroppo dura poco. Volevo portare un altro video oggi, volevo portare il terzo episodio di Salva l'Universo, ma lo posticipiamo domani, senza problemi. A me quando escono queste patch notes, eccetera, eccetera, preme proprio farvi sapere subito queste cose. Io per oggi vi saluto, sparisco, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella!